C'è una signora che verrà a cercarmi più tardi. Non è mica una novità. No, no, di questa Fonzi non sa che farsene. Si tratta della tipica vecchia signora, è chiaro? E rimane qui per cena? Vuoi che le prepari qualche specialità? No, guarda che non rimane qui a cena, Alfred. Le ho riparato la macchina e viene a riprenderla. Tu dille che... Senta, può aiutarmi? Sto cercando un certo Arthur Fonzarelli. Ma sì, mi ha detto che la stava aspettando da questa Grazie. Parte. Io mi chiamo Alfred. Salve, Alfred. Ah, ecco il signor Fonzarelli. Scusatemi, ma adesso devo ritornare in cucina. Tipica vecchia signora. Salve, Fonzi. Ehi. L'ha riparata la mia macchina? Ehi, io posso riparare qualunque cosa che parte con una chiave e fa wow. Anche mio padre amava le macchine. Ah, sono quelli gli uomini che ammiro di più. E pensa, lui nel 1950 ha preso parte alla 500 miglia di Indianapolis. Tuo padre ha guidato una macchina alla 500 miglia di Indianapolis? Mm-hmm. Ma il motore l'ha piantato dopo 4 giorni. Ah, ma questo non cambia niente. Almeno lui l'ha fatta. E io me la ricordo quella corsa, lo sai. E chi l'ha vinta? Ehi, ragazzi, è stato un falso allarme. Scusatemi, mi è scappato. Questa volta mi è scappato, sì. Vi voglio bene, vi adoro. Vi chiamo più tardi, d'accordo? Ehi. Tu giochi a tennis, naturalmente. Ehi, io sono un campione. Facciamo domani pomeriggio? Un doppio? Un doppio, un triplo, tutto quello che vuoi. Sei simpatico. Ehi. Ci vediamo domani. Senta, signora Cunningham, ho 40 minuti. Può insegnarmi tutto quello che sa? Arthur, la prima cosa da tenere presente sul tennis è che è un gioco in cui è necessaria molta pazienza e molta signorilità. Sì, d'accordo. Dunque, ecco, Ricky scende fra un minuto. E non lo dimenticare mai, pazienza e molta signorilità. Non lo dimenticherò, ma Bravo, adesso... Bravo, ora dimmi, cosa vuoi imparare per prima cosa? Vuoi imparare il diritto oppure il rovescio? Signora Cunningham, a me comincerei dal servizio. L'ho preso. Oh, lo sapevo. Ehi, fermi, fate quasi ridere, lo sapete. Calma, ragazzi, calma. Pronti per il servizio? Sì, pronti. Vediamo se riesci a prenderla. Sì. Su, vieni, Fonzi, è qui che si mangia. Fonzi, dimmi un po', voglio la verità, eh? Questa è la prima volta che giochi a tennis, vero? Si vedeva proprio. Fonzi, credo che sia meglio che noi due parliamo un po'. No, ascolti me, non mi importa quanti anni ha, non mi importa. È solo una ragazza nata prima. Punto. Fine della conversazione. Senti, io non volevo parlarti della sua età, ma solo dirti che venite da due mondi completamente diversi. Oh, salve, Adriana. Noi ci conosciamo, io mi chiamo Pozzi. Lei fa sempre benzina da mio padre. Salve. Ciao, non sapevo che il signor Weber avesse un figlio. Oh, lo nasconde a tutti. Parliamo ancora? No, io preferirei stare seduto qui a parlare un po', sei d'accordo? Va bene. Beh. Di cosa dobbiamo parlare? Ecco, innanzitutto di un certo signor Prescott. E che cosa vorresti sapere? Io vorrei tanto sapere se è tuo padre. No, questo signor Prescott è mio marito. Beh, allora vorrei sapere se per caso è il tuo defunto marito. No, questo signor Prescott è vivo e sta benissimo. Ecco, a questo punto non mi resta che chiederti se avete divorziato per puro caso. No. Ora mi gioco la mia ultima carta. Siete separati? Sì. Sì. Adriana, devo dirti che mi hai fatto passare proprio un brutto momento. Mio marito si trova a 4.000 miglia di qui. Si occupa di pozzi di petrolio, roba simile. Ecco, vedi, Fonzi, tra noi due c'è una specie di accordo. Lui lascia fare, io lascio fare. Questo vuol dire stare separati per me. Vuol dire stare lontani, da come la vedo io. Non ti preoccupare, non sei il tipo che bada a queste cose. E chiariamo subito un punto. Ti assicuro che tu mi piaci molto. Sei molto diversa dalle altre donne che frequento. Per prima cosa sei più donna. Ma... ci sono delle regole che io mi sono imposto di seguire, sai. E una, per esempio, dice che non devo prendere ciò che non è mio. Specialmente le mie. Dici sul serio? Certo, sul serio. Vedi, adesso io vorrei parlarne. Non credo che ci sia niente di cui parlare. Ah, guarda, non ti sto giudicando. Hai capito? Ma vedi, io ho le mie regole ed è così che voglio vivere la mia vita. Oh, sì, certo, questo lo capisco. E anch'io avevo delle regole simili. Poi, col passare degli anni, ho pensato di modificarle. Liberissima. Perché non mi hai detto subito che eri sposata? Tu non me l'hai chiesto. È vero, non te l'ho chiesto. È solo per questo che ti tiro indietro. Fonzi, io credo d'essere un tipo un po' speciale ed ero convinta che lo fossi anche tu. Per questo non ho mai pensato che fosse importante. È importante.
sì, lo vedo. Mi dispiace, perché tu mi piaci davvero. Anche tu mi piaci molto. A questo punto è meglio che me ne vada. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days.